rinnova questo appuntamento biennale che abbiamo a Martina e che condividiamo per la verità con Noci, per portare a Martina i migliori esemplari, la selezione e il lavoro fatto in questi due anni, ma per portare a Martina anche la focalizzazione sulle problematiche serie che attraversa il settore, specialmente nella produzione e nella tutela del nostro latte, che come sappiamo tutti è un latte che gode di una biodiversità unica e che tuttavia è attaccato spesse volte dalle contraffazioni dei prodotti che vengono da oltre Italia. Mai come oggi serve necessariamente l'attuazione dell'obbligo dell'etichettatura e rintracciabilità obbligatoria dei prodotti. Oggi abbiamo la necessità di fare chiarezza nell'ambito del mercato. Non è corretto nei confronti del mondo produttivo, ma in particolar modo nel mondo del consumatore, presentare un prodotto che non abbia una rintracciabilità e un'etichettatura obbligatoria. Finalmente abbiamo altre nazioni che stanno avvicinandosi alla posizione italiana, e parlo della Francia e della Spagna, e l'augurio che a brevissimo ci sia questo obbligo di legge per fare chiarezza sui consumatori e dare certezza nel prodotto trasformato e venduto. Cogliamo l'occasione in queste mostre di mostrare alle famiglie italiane, all'opinione pubblica, il grande valore che noi diamo agli animali, la passione che noi mettiamo nell'allevare le vacche da latte. Noi siamo produttori di alimenti e la prima cosa che facciamo è il benessere, puntiamo sul benessere degli animali, puntiamo sul nostro territorio, e io volevo dire a tutte le famiglie italiane di quando consumano i nostri prodotti stanno salvaguardando l'ambiente, stanno aiutando il territorio, stanno aiutando un settore fortemente in crisi in questo momento.